Allora, buonasera, siamo qui a presentare il libro di Lodovico Festa, Dio Milano Bella. A me fa piacere salutare Giulio Sapelli e Chicco Testa che commenteranno il libro con me e ovviamente salutare Vicky che ci ha dato l'occasione, scrivendo questo libro, di stare insieme questa sera e di poterne parlare. Il libro è edito da Guerini e Associati ed è fondamentalmente la terza la parte conclusiva di una trilogia che ha come protagonista un ingegnere milanese, Cavenaghi, il quale è anche un dirigente del Partito Comunista Milanese, segue poi diciamo, le peregrinazioni di quella sigla nella difficile fase di transizione e in particolare è uno che si occupa, è un probiviro del partito, addirittura. Insomma, è uno che fa la scuola e che poi diventa il capo di questa struttura. I probiviri nel PC, per chi ha letto appunto i tre libri di Lodovico e per chi conosce la storia del PC, sa che non sono soltanto delle brave persone, insomma, sono delle persone che hanno dei compiti, diciamo, molto, molto particolari. Ecco, un po' questa trilogia di Vicky, insomma, ricorda un po' la trilogia di Dumas, I Tre Moschettieri, 20 anni dopo, Il Visconte di Bragelonne. Tant'è che, insomma, devo dire, per chi ha letto questo libro c'è anche un po' di tristezza. Vorremmo che, insomma, le avventure di Cavenaghi continuassero, non si fermassero, diciamo. Devo dire, c'è una differenza, che non è una differenza di scrittura, perché quella di Vicky non è meno appassionante di quella di Dumas. C'è una differenza nella concezione della trilogia, perché mentre appunto nella trilogia dumasiana c'è un'epoca, diciamo, c'è l'età della vitalità. L'età della maturità è quella della decadenza, e invece i tre libri di Vicky sono su tre stadi della decadenza di una grande tradizione politica, appunto la tradizione politica comunista e la sua intersezione con la storia d'Italia. Questo è l'oggetto, diciamo, dei tre romanzi scritti da Vicky. Sono un libro, un grande libro di storia, un capitolo di un grande libro di storia che è stato messo in forma romanzata. In questo terzo, diciamo, episodio, a me pare che vi siano tanti punti di vista attraverso il quale il libro può essere letto, ma in particolare tre piani di lettura si stagliano sopra gli altri. Il primo riguarda Milano. In realtà il libro descrive, è una descrizione della città da un punto di vista architettonico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista antropologico. È un grande viaggio all'interno di questa metropoli, delle sue stratificazioni, della sua vita quotidiana, compiuto da un uomo che in realtà utilizza il mezzo pubblico per poterla percorrere. Chi di voi ha voglia di approfondire questo aspetto può andare sul sito del libro,
che è stato costruito da Vichi, dove c'è appunto la descrizione dei luoghi del romanzo. Devo dire che in questo a me pare che Vichi si colleghi un po' a uno sviluppo di una tradizione del romanzo italiano, perché il grande romanzo italiano è stato legato alla descrizione di microcosmi e molto spesso è stato in qualche modo la sublimazione di questi microcosmi per lo più provinciali. Per un Piero Chiara che ha descritto i luoghi del Lago Maggiore, c'è un Andrea Vitali che ha descritto quelli intorno al lago di Como, c'è una Durante che ha descritto i luoghi della costiera amalfitana e fino, diciamo, ai romanzi di Montalbano che hanno descritto una parte del microcosmo siciliano. Molto più difficile invece trovare chi si è ultimamente, ovviamente, senza andare a scomodare Gadda, chi si è invece cimentato nel ricostruire il cosmo delle città. Ecco, Vichi lo ha fatto per delle grandi città, della grande metropoli. Vichi l'ha fatto per Milano ed è oggettivamente un piano di lettura quanto mai riuscito e incredibilmente interessante. Il secondo aspetto è la lettura delle vicende di Tangentopoli, chiamiamole così, di quel fenomeno che è appunto interessato la storia d'Italia e ne ha caratterizzato la transizione da quella che è stata chiamata la Prima Repubblica alla Seconda, cioè la distruzione dei soggetti, dei partiti e molto spesso anche delle persone, degli uomini che avevano caratterizzato una fase storica e il passaggio a una fase nuova. Ecco, all'interno di questo libro noi troviamo innanzitutto l'analisi del fenomeno nelle sue sfaccettature, anche con Vichi utilizza, diciamo, un metodo dialogico, mettendo in bocca ai suoi personaggi spesso analisi differenti e confliggenti per poi arrivare a una sintesi hegeliana. C'è una grande attenzione per la dimensione umana, cioè per che cosa ha significato quella fase storica per le donne e gli uomini che ci sono passati dentro, in differenti posizioni. E infine, c'è un'interpretazione di quelle che sono state le conseguenze insomma, quel periodo storico ha avuto sulle vicende politiche italiane. Devo dire che per quest'ultimo aspetto la lettura di questo libro si lega anche molto alle analisi che Vichi aveva sviluppato nei due volumi precedenti. Però a me sembra che la trilogia di Vichi spiega meglio di ogni altra cosa, perché lo dico in termini semplici, una parte del mondo riformista e riformatore italiano sia nel 94 passato a destra e abbia consentito la vittoria di Berlusconi. In realtà questa cosa la si capisce proprio per le dinamiche giudiziarie che hanno interessato quel mondo all'interno di questa fase. C'è il terzo piano di lettura, che secondo me, diciamo, poi è il più importante, è quello che predomina sui due, e cioè la comprensione, direi quasi l'autopsia di che cosa è stato il partito togliattiano nella storia d'Italia e come, diciamo,
questa categoria della doppiezza abbia interessato innanzitutto una comunità umana che è stata, diciamo, una sorta di stato nello stato, avrebbe detto Mikas. E Vicky descrive perfettamente la dimensione della interazione sociale e cosa ha provocato il suo sfaldamento, quali sono, insomma, le conseguenze che sono derivate dal suo sfaldamento. La doppiezza però è anche la convivenza all'interno di questa comunità di una dimensione, di un nocciolo duro di ideologia che dura fino alla fine, che arriva fino al 93-94, e una dimensione invece pragmatica di attenzione per il governo delle cose. Queste due cose, cioè la comunità umana le scelte fatte sul versante ideologia pragmatismo, in realtà stanno insieme. In questo libro c'è la vicenda di alcuni dirigenti del PC che in realtà restano nella comunità pur non credendoci più, ma in omaggio a quello che era stata la loro esperienza e la loro integrazione, la loro responsabilità nei confronti delle altre persone di questa comunità. C'è ovviamente la dimensione che si poteva cogliere forse meglio che in qualsiasi altro luogo a Milano, cioè come essere forza di opposizione permanente e nello stesso tempo acquisire una cultura di governo sul versante del territorio, della gestione del territorio. E infine, ecco, c'è un'ultima coppia che rientra in questa categoria della doppiezza, e cioè il nazionale internazionale, cioè il fatto di essere un partito profondamente radicato nella storia della nazione, ma di non aver mai abbandonato invece una fedeltà sovranazionale. Questa ultima coppia Vicky la sfrutta perfettamente, perché è all'inizio ed è quella che in qualche modo determina l'intreccio della storia, che parte tutta da in realtà alcuni viaggi organizzati, diciamo, in quelli che sono i residui paretiani del comunismo internazionale, attraverso, diciamo, dei finanziamenti che fanno pensare non soltanto a una provocazione, ma che in qualche modo sono anche alla base di un vero e proprio furto fatto nelle casse del partito. Ecco, da qui Vicky parte, da qua poi appunto sviluppa la sua storia. Storia che ora, percorreremo attraverso le notazioni prima di Giulio Sapelli e poi di Chicco Testa. Io per ora mi fermo qui. Ringrazio molto Gaetano Quagliariello dell'occasione che mi dà di parlare di questo libro di Ludovico Festa. Percorro anch'io quell'ordito del discorso che ha dipanato già lui, cioè alcuni temi che poi sono i temi fondamentali del libro. Certo, anche questo è l'ultimo libro, non l'ultimo libro, ma è il libro che conclude una trilogia. Quello è cominciato con La provvidenza rossa, continuato con La confusione morale, adesso è Dio Milano Bella. E qui c'è la capacità di intessere la storia di un organismo politico straordinario come era il Partito Comunista, di cui si dà un ritratto particolare, perché questa chiesa non era, come tutte le chiese, non era affatto monolitica. Manca ancora una storia del Partito Comunista che ne ridia il mosaico di culture, di subculture politiche
diverse che lo rappresentavano. Naturalmente, proprio per il fatto che quel partito togliattiano aderiva così profondamente alla società civile, quel partito rifletteva anche poi la composizione di classe, la stratificazione sociale dei territori, delle società, delle città a cui il partito aderiva. Milano, certamente città circondata da un hinterland operaia, ma città di classi medie. Torino, ad esempio, città di scontro capitalistico, classe contro classe, città operaia. Non parliamo poi dell'Emilia, che cosa era il Partito Comunista Emiliano, soprattutto dopo il famoso discorso di Togliatti nel 1947 a Reggio Emilia, classe operaia e ceti medi, ecco, è ancora tutto da descrivere. Lodovico lo fa con una maestria da narratore. Lui mi ha detto una volta, io ho fatto già in una presentazione che facemmo in tempi non pandemici, credo della Provvidenza Rossa, questa struttura del racconto e del romanzo molto simile a quelli di Gadda, manca soltanto il fatto che si dicano alcune parole in milanese, no? E che si mescoli il dialetto milanese con quel italiano forbito, pieno di congiuntivi interessanti, di un mondo che non c'è più, come quello di Ludovico, come quello anche di Gaetano, eccetera. Però il mondo gaddiano, che cos'è il segreto di Gadda? Il segreto di Gadda, e qui riprendo un tema molto bello che ha appena detto Gaetano, è che tiene assieme le storie personali o di comunità molto piccole. Pensate al pasticciaggio di Via Merulana, no? Come c'è la descrizione di questo poliziotto che è un poliziotto ma anche un umanista, un uomo che mentre fa le indagini pensa alla cultura greco-latina. Quindi questa attenzione agli universi umani, voglio dire, ci sono alcune pagine sul rapporto tra Cavenaghi, il famoso probiviro che anche qui con la disgregazione del partito è stato convinto dalla moglie, eterna anticomunista, a trasferirsi a Lugano, e c'è questo rapporto di amore tra i due, descritto con un'attenzione, con una grazia lievissima. Quindi anche qui riferimento a questa letteratura delle tante Italia. A me, per esempio, mi è venuto in mente Landolfi o Delfini, soprattutto nelle memorie della Basca, no? Cioè tutto questo mondo che tiene assieme il microcosmo personale, anche la Morante, no? La Morante è più barocca nella scrittura, è più estenuante, devo dire. Invece Vichy riesce perché? E qui vengo all'altro aspetto. È un libro pieno di ideologia. Cioè, i personaggi non parlano di vita intima, come mai fa il cinema italiano in decadenza, che ha abbandonato il neorealismo per fare le versi al cinema francese, che sono storie di vita, ma parlano di grandi problemi. Cioè, lì ci sono alcuni incontri con queste figure statuarie che sono i vecchi dirigenti dell'apparato comunista. Ce n'è uno con Bonaccini di quello che era un tempo la CGIL, cioè no? Infatti, insomma, non a caso le ultime riserve che l'ex PC, insomma, che si è chiamato poi DS, io ho lasciato il PC nell'84 e ho smesso di votarlo da quando ho anche cambiato nome, perché proprio quella cosa lì è stato l'ennesimo tradimento per Ignavia. Che Lodovico sceglie per dare al lettore, trasmettere al lettore una lezione storiografica. Questi tre libri, quando li leggeremo assieme, spero quando li leggeranno di più le nuove generazioni, o anche quelle di oggi, ammesso che riusciamo a recuperarle dai social, ci sarà un dipanare della storia d'Italia. È molto interessante, per esempio, i vari miti, appunto, l'ecologismo, da Accattoni che ha distrutto l'Italia in questi ultimi anni, in questi ultimi 40 anni, e poi soprattutto, come ha anche detto benissimo Gaetano Aurora, l'intreccio con il crollo dell'Unione Sovietica. Cioè, poi questa è una tipica cifra del comunismo milanese, no? Più riformisti di tutti, anche se avevano avuto fino agli anni 50 un segretario cittadino ex bordighista come Alberganti, no? Però c'era la destra di Cossutta, ma i più stalinisti di tutti.
Io mi ricordo Amendola, che è stato sempre il mio dirigente comunista di riferimento, avendo io sempre disprezzato come uno stracivendolo in Grao, proprio non l'ho mai, che è veramente con Berlinguer l'antesignano dei 5 Stelle, no? I 5 Stelle nascono nell'intervista di Berlinguer nell'81 a Eugenio Scalfari, di lì nasce il movimento 5 Stelle e le sue matrici sono sempre quello, l'onestà, l'essere diverso dagli altri. Questo libro rappresenta bene come il partito milanese continua a essere quello che ci diceva Togliatti, cioè non mangiamo i bambini, siamo come gli altri, però, e qui veniamo al senso della doppiezza, che la doppiezza, devo dire, se uno legge la storia della socialdemocrazia tedesca, vede che anche lì c'è una certa doppiezza, perché è una controcultura. Il problema vero è che questa controcultura aveva uno stato di riferimento dietro. Quindi questo poi dopo, come capiremo bene con la tragedia dell'assassinio di Moro e con le Biremme, capiremo bene che questo retroterra aveva poi degli aspetti inquietanti che invece la socialdemocrazia non aveva, perché allora l'Unione Sovietica non era ancora nata. Un altro aspetto che voglio sottolineare, e che ha già detto molto bene Gaetano, è l'amore per Milano che traspare da questo. A parte l'atteggiamento anglosassone di Lodovica Festa, no? Che lui prende il tram. Già per me, immergermi nel popolo, per me è un fastidio terribile. Io non sono mai salito su una metropolitana. A Parigi, quando ero giovane, perché avevo necessità di farlo perché non avevo molti soldi per girare in taxi. Lui invece costituzionalmente gira, e questo è il modo per vedere Milano. Questo libro è una guida di Milano straordinaria, bellissima. Non dimentichiamo che Ludovico ha diretto, costruito, immaginato, dato vita a quel giornale straordinario che era Il Moderno, che varrebbe la pena riprendere in mano e rileggere. Le collezioni del Moderno sono una lezione di riformismo politico, una lezione di grandissima cultura urbana, cultura anche grafica e soprattutto di disciplina intellettuale. Quindi, e poi c'è questo aspetto molto interessante del ruolo che, diciamo, Gaetano ha tratteggiato un po' come farebbe un liberale, diciamo, dei probiviri che erano bravi ma a fare altro, cioè a fare quello che li determina un partito che è il partito nuovo, ma ancora in sé i geni del partito clandestino. Io penso che lo scissione di Livorno è stato un evento progressivo nella storia d'Italia. Continuo a ritenere che bisognava farlo, e forse se si faceva prima e meglio si evitava il fascismo, si sparava contro le camicie nere come hanno fatto gli arditi a Parma, e ci si opponeva con le armi, perché non c'era nessun altro modo, visto che il re, che la monarchia e l'esercito erano con i fascisti. Forse, come anche Angelo Tasca in quel libro meraviglioso, La Controrivoluzione Preventiva, se deve avere dei dubbi è su questa cosa, anche perché poi a Livorno c'era Angelo. Quindi un libro, secondo me, che esprime bene come il partito della clandestinità, il partito della resistenza armata, si conservi nel partito togliattiano. Attraverso che cosa? Attraverso l'apparato. Perché il Partito Comunista era un partito di massa, ma era un partito di apparato. Alle riunioni dell'apparato partecipava solo l'apparato, i militanti semplici non iscritti. Quindi potete chiamarla doppia verità, può darsi. Però questa doppia verità, fino a quando non si è infranta, le classi medie impersonificate da Occhetto, Claudio Perticcioli e tutta altra gentaglia di questo tipo, non si è impossessato di questo partito, che l'ha individuato come un movimento di ascesa sociale, e quindi l'ha ha posto le basi per la sua distruzione. Grazie. Viva festa, leggete il libro, imparate qualcosa e soprattutto a diffidare delle classi medie studentesche. A me? Sì, ora tocca a Chico. Dottor Testa, prego, la parola a lei. A proposito di classi medie studentesche.
Esatto. Dopo questi colti interventi dei due miei predecessori, vorrei introdurre un po' di colore così, in maniera da. Allora, io ho conosciuto Vicky quando sono stato, come dire, giustamente assunto come funzionario alla Federazione Giovanile Comunista di Milano, no? Provenendo appunto da quelle classi medie studentesche che Sapelli ha tanto in uggia, diciamo, no? E mi ricordo il mio ingresso nella federazione, quando entri a no? Si saliva nella federazione di via Volturno, l'ingresso era leggermente in salita e di fronte a te c'erano alcuni gradini, di fronte a te ci stava il portiere. E se ricordo bene, era un ex operaio dell'Alfa, forse licenziato negli anni 50, che con un canilupo al piede, diciamo, presidiava l'ingresso della federazione e ti guardava, a te, giovanotto, un po' così, senza arte né parte, come l'ultima merda che non si capiva per quale motivo avesse accesso, diciamo, al tempio del comunismo milanese, no? Vicky stava, mi pare, al secondo piano, al terzo piano, al secondo, forse c'era la segreteria regionale, sulla sinistra c'era la segreteria della federazione, a destra c'era la segreteria regionale, se ricordo bene, ed era persona sempre disponibile alle chiacchiere che io facevo per cercare di orientarmi in questo mondo a me sconosciuto, ed era da allora persona dalla battuta fulminante. Battuta fulminante è un po' iconoclasta, me ne ricordo una mitica che può forse capire Sapelli, non so se ci arriva Quagliarello, quando in una discussione sul sindaco di Milano disse: ma sai, c'è stata una telefonata in cui noi abbiamo detto ai socialisti: va bene, potete tenervi il sindaco, ma almeno restituirci il segretario di federazione, che era Riccardo Terzi, il quale aveva manifestato, diciamo, in dissenso alla vulgata berlingueriana, una qualche forma di preferenza per l'unità a sinistra insieme al Partito Socialista, no? E in queste battute Vicky era sempre molto, molto iconoclasta, insomma, gli piaceva anche un po' scandalizzare, perché poi noi era un partito un po' di bacchettoni, in cui non si parlava male di nessuno, non si facevano mai accenni alla vita personale delle persone, almeno ufficialmente, poi gossip c'era anche allora, no? E un po' tutte queste cose. Ecco, diciamo che lo capisco adesso: lo sguardo di Vicky era già allora lo sguardo un po' di un antropologo, diciamo, della varia umanità che si aggirava in quei saloni, quelli che erano i funzionari o quelli che erano, diciamo, i frequentatori più abituali, i segretari di sezione, i sindacalisti, gli uomini delle cooperative, eccetera, eccetera. E devo dire che questo è forse l'aspetto del libro che a me è piaciuto di più, forse perché avendo frequentato quei posti e conoscendo molti dei personaggi di cui Vicky parla, insomma, diciamo, c'è un po' di nostalgia e un po' di interesse a capire, a vedere, a rivedere, no? Molti dei personaggi sono facilmente riconoscibili, anche se lui ha storpiato un po' i nomi e i cognomi, altri non li ho completamente riconosciuti, ma ho riconosciuto i tratti, no? Perché in questo partito di rivoluzionari di professione era poi popolato da gente assolutamente normale, cioè da persone che, diciamo, tutto avevano meno che come dire, l'atteggiamento del rivoluzionario. Erano persone che probabilmente potevi scambiare per strada, che ne so io, per un bancario, per un artigiano, per qualsiasi altra cosa, ma però molto, molto forti nel loro credo politico, nella loro fede, no? E questo aspetto della descrizione di questi personaggi e dei luoghi che essi frequentano, le trattorie intorno all'isola, la cooperativa Sassetti, dove andavamo tutti a mangiucchiare qualche cosa e a giocare a briscola chiamata in attesa di rientrare alle 3 del pomeriggio al lavoro di federazione,
Insomma, descrivere una Milano che non c'è più, era una Milano molto, se volete, ancora molto interclassista, cioè andavi in trattoria e ci trovavi il professore, l'insegnante, il funzionario, l'operaio, l'imbianchino che aveva appena finito. Oggi è una città molto più stratificata, forse Sapelli direbbe molto più fighetta, ma insomma quella era la Milano, soprattutto dove i quartieri, che oggi sono i quartieri, diciamo, della movida milanese, erano ancora quartieri molto interclassisti, il quartiere Garibaldi con la sezione Togliatti, piuttosto che il quartiere di Porta Romana, dove invece c'era la sezione di cui sono stato segretario, eccetera, 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 no? Quindi questa antropologia del funzionario comunista nelle sue varie declinazioni di partito, di sindacato, di cooperativa, eccetera, eccetera, è per me forse l'aspetto più interessante. Un altro aspetto, lo ha citato Sabelli, è quello della Milano, no? Cui Vichi mostra una notevole conoscenza sia dal punto di vista dello sviluppo dei vari quartieri, sia delle sue caratteristiche diciamo architettoniche, ma la cosa che mi ha divertito di più, perché una delle ultime volte che ho incontrato Vichi, mi ricordo che poi l'ho accompagnato alla fermata dell'autobus per tornare a casa, la cosa che mi ha divertito di più è la sua conoscenza degli autobus milanesi, no? Non solo delle linee principali, il 95-96 o quell'altro, il 90-91 mi pare che si chiami, quello che non ricordo, ma proprio le dice: per andare là devi cambiare lì, poi cambiare di là, eccetera, eccetera. E la cosa che è molto importante è che il nostro amico, l'investigatore che usa gli autobus e i tram per spostarsi in città, Sapelli, arriva sempre puntuale, capisci? Non è che diciamo, fosse a Roma e uno fa un appuntamento dovendo cambiare tre autobus, diciamo, la mezz'ora di ritardo come minimo, invece lì riesce ad arrivare sempre puntuale e qualche volta persino in anticipo. No, poi lo avete detto voi, in realtà il giallo, la parte giallistica della storia è un pretesto per descrivere altre cose. Segnalo a Quagliarello, che ha fatto citazioni di autori simili e ha detto: mancano però personaggi, hai citato Vitali, hai citato Montalbano, eccetera, eccetera. Ti segnalo, se quello che secondo me è il più bravo di è stato il più bravo di tutti, che ha ispirato poi il nostro amico siciliano, che è Pepe Carvaglio, l'autore si chiama Montalbán, non a caso, e agisce a Barcellona e dà una descrizione di Barcellona, diciamo, con gli stessi particolari e con la stessa attenzione che dà Vichi nella lettura di Milano. E l'altro, uno poco conosciuto, non mi ricordo come si chiama, ma ha dato vita al commissario Bordelli, che è un investigatore fiorentino invece, e anche lì c'è una descrizione molto... Non ti sento, Vicky. Hai l'audio staccato? Dopo mi dirai come si chiama l'autore, perché non me lo ricordo, no? Dai, scusa, parentesi. E poi c'è tutta la parte ideologica, come l'ha chiamata Sapelli, perché il romanzo è collocato in un momento decisivo, perché è il momento di cambio di natura del PC, con il cambio del nome diventa PDS, e insieme di Tangentopoli, no? Che è il momento che è stato forse quello più difficile anche nella mia storia personale. Io allora ero deputato bergamasco e riuscire a mantenere la fermezza o la direzione tra l'onestà, diciamo così, e quello che succedeva, il sospetto che c'era anche intorno al PC, la simpatia che indubbiamente una grande parte dei nostri militanti manifestava per l'azione della magistratura, e tenere la barra politica dritta era veramente, veramente molto complicato. Ma di questo aspetto, di questa parte, la parte, diciamo, manipolite, eccetera, eccetera, la cosa che mi ha interessato di più e che Vichi descrive molto bene è
da una parte il disincanto, no? Il nostro, scusami, non mi ricordo il nome, il nostro Probiviro, vabbè, avete capito, il nostro Probiviro è chiaramente un uomo che ha maturato un certo disincanto, sarà per via della moglie, sarà per via di Lugano, eccetera, 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 ma torna a fare il suo lavoro chiamato dal partito, e al partito non si dice mai di no, con un certo disincanto, no? E tutti i personaggi che lui incontra in un qualche modo hanno un po' di questo disincanto rispetto alla vicenda politica precedente, ma ciascuno di loro, come è stato effettivamente per le migliaia di migliaia di militanti e soprattutto per le migliaia di persone più direttamente impegnate nella vita di partito, cerca una strada sua particolare e talvolta molto diversa. È stato per certi aspetti sorprendente, no, Vicky, scoprire come persone che fino al giorno prima si stimavano, erano amiche, condividevano la stessa militanza politica, si battevano di fianco a fianco uno all'altro, diciamo così, di fronte alla novità introdotta dal cambio in maniera un po' avventurosa, quel che volete, ma insomma di fronte alla novità del cambio di nome e di prospettiva, siano schizzati in direzioni completamente diverse, spesso anche diciamo costruendo inimicizie dove prima c'erano delle forti amicizie. Adesso molte di queste cose sono passate e tutti siamo un po' più disincantati, forse qualche amicizia si è anche ricostruita, ma in quegli anni qualche volta non ci si salutava con persone che, in cui fino al giorno prima avevi magari diviso la stanza e le stesse cose, no? E questo è un altro aspetto di quell'antropologia, di quell'osservazione dei caratteri umani che Vicky racconta molto, molto bene. Ho poco altro da aggiungere perché non voglio farla troppo lunga. Mi è rimasta qualche curiosità, non so se Vicky la può soddisfare. Una è relativa a qualche personaggio, ma non me lo sono appuntato e quindi non ti posso chiedere, ma chi è quello lì che avevi descritto lì in quel modo? E due, però, una ce l'ho. Ma sta stanza segreta con la cassaforte esisteva veramente anche a Milano o è una tua invenzione, diciamo una tua costruzione fantastica per alimentare, diciamo, la suspense intorno a tutta la storia? Grazie. La parola all'autore per un primo commento e dopo di nuovo a Gaetano Quagliariello. Apra il microfono. No, Sì, ora la sentiamo. Io, allora, naturalmente la stanza è un'invenzione letteraria molto verisimile, ma assolutamente una finzione. C'era, diciamo così, rimane quasi fino alla fine, diciamo, una qualche forma di, come si dice, vigilanza dentro il partito, ricordi di una storia passata, però alla fine non... Credo che i finanziamenti di riserva venivano gestiti più attraverso i libretti e i portatori che attraverso le stanze clandestine. Lì però quella cosa lì mi serve come finzione letteraria per raccontare un aspetto che ha ben individuato Quagliariello. Sì, vi ringrazio molto per gli apprezzamenti. Secondo me si è esagerato paragonare a Manzoni e Gadda come hanno fatto dei miei carissimi amici, però è ancora più grave paragonarmi a Dumas, questo proprio non è possibile. Dumas è è l'autore che mi ha portato all'adolescenza, non vorrei toccarlo, anche se qualche, sì, la trilogia e la fine in amarezza c'è. Sì,
Il romanzo descrive la fine di un mondo. Sapelli se n'è andato, lui ha scritto oggi un saggio che annuncia la fine del mondo globalizzato liberista, dice che si appresta una nuova fase nei prossimi anni e spiega con molti argomenti. Io racconto la fine di una cosa che avviene in tutto il mondo e secondo me la fine della guerra civile europea, perché alla fine questa è la categoria che spiega di più quello che è successo fra il 14, il 17 e l'89, cioè la caduta del muro di Berlino, e il 91 lo scioglimento dell'Unione Sovietica. E quello che poi polarizza in due campi e trasforma un pezzo di tradizione socialista in una tradizione sostanzialmente militare come era quella comunista, anche se era una tradizione che dopo il 45 si intreccia al partito di massa, al partito nuovo. Alcune letture che si fanno della storia del Partito Comunista, per cui sarebbe diventato del tutto un'altra cosa dopo il 45, mi sembrano un po' esagerate. Cioè, il Partito Comunista italiano fa una scelta di campo, cerca di avere il massimo di autonomia, di condizionamento dentro questo campo. Verso la fine si rende conto che il campo socialista sta finendo, perde la forza propulsiva, però alla fine è sempre condizionato dalla scelta di campo. La fine del mondo che racconto io però è la fine di due aspetti del Partito Comunista. Uno è la fine della scelta di campo, perché un campo scompare, e l'altra è la fine della funzione nazionale del Partito Comunista, che si intreccia, condiziona la prima, è distinta ma intrecciata alla scelta di campo internazionale. E la rinuncia a esercitare una funzione nazionale nel 92-93 e lo scoramento psicologico che questo lascia in tanti quadri, anche operai, che non sentono più quella cosa che se cercava di dargli, cioè una funzione nazionale della classe operaia. Questo secondo me è l'aspetto che attraverso le psicologie degli interlocutori di Cavenaghi cerco di raccontare il più possibile. Naturalmente il 92-93 non è soltanto la fine della comunità comunista, è anche la fine della Prima Repubblica e la fine di un, secondo me, lo scrivo nel libro, lo faccio dire da alcuni interlocutori, è la rinuncia per l'ennesima volta della nostra borghesia nazionale, anche qui, ad avere assumersi fino in fondo le sue responsabilità. Quello dell'intreccio politica e economia era sostanzialmente un meccanismo unico, non potevi dire io non c'entro, era tutta cedevo alla concussione, come si è detto, in modo un po' ridicolo da parte le imprese che controllavano tutta la stampa, gran parte una parte fondamentale dell'opinione pubblica, le banche, eccetera. Era un meccanismo unico determinato dai compromessi della guerra fredda, bisognava superarlo assumendosi le proprie responsabilità. Non l'hanno fatto gli eredi del Partito Comunista, non l'ha fatto neanche la borghesia. Lì c'è una battuta che, pur usando diciamo un nome diverso, però spiega questa cosa. Se Scalfa era il Badoglio che cerca di tenere insieme l'Italia dopo l'ennesimo 8 settembre, Agnelli è un po' il re di Pescara che scappa e lascia diciamo, la comunità nazionale senza un punto di riferimento preciso, con tutte le traversie che nascono da qui. La descrizione di Milano naturalmente è un punto fondamentale del libro. Sì, anche qui c'è un po' di amarezza, il titolo stesso lo registra, perché c'è un interrogativo di cui parlavo con Meo Martini, un grande manager dell'ENI e un ottimo presidente di Asso Lombarda, fino a che punto il declino della Milano industriale è un elemento di distruzione creativa ed è invece la rinuncia
ha una funzione che è stata fondamentale per costruire la città come è stata costruita. Ho apprezzato molto, al di là delle cose che diceva Giulio, però che noi ci diciamo spesso, perché chiariamo spesso l'analisi che ha fatto Quagliariello, che condivido fino in fondo, e ho apprezzato molto, diciamo, il riconoscimento di queste persone che abbiamo conosciuto, con cui abbiamo vissuto insieme, con cui abbiamo vissuto una storia di una comunità che era una comunità con tutte le lotte interne, eccetera, però era una comunità molto forte che ha dato anche un elemento di saldatura alla nazione italiana per oltre 37 anni, dal 45 al 92. Grazie. Grazie Ludovico Festa. Ridarei la parola a Gaetano Quagliariello per una breve replica. Ma mettiamo un po' i piedi nel piatto ora. Sicuramente quella vena di amarezza che è stata sottolineata da tutti, c'è anche una vena di nostalgia. Ecco, devo dire la verità, ecco, c'è persino una vena di nostalgia in uno che nella vita è stato sempre un anticomunista come me, che ha interpretato a seconda delle stagioni, ha cercato di capire qual era il modo migliore per essere anticomunista, ma fondamentalmente è stato questo. E io ora mi ritrovo, insomma, alla soglia dei 60 anni a leggere il libro di Vichi avendo nostalgia di quel mondo, perché in quel mondo ci stava la politica, ci stava anche la conservazione, tra virgolette. La proiezione, della vita in una sfera pubblica con tutte le sue bassezze, ma anche con tutti i suoi dati esaltanti. Tutto quello che manca oggi a chi fa politica. E uno si ritrova a leggere quelle pagine e a sperare fondamentalmente che con il Termidoro che si annuncia mentre noi stiamo qui a chiacchierare, si possa tornare a qualcosa che c'è all'interno delle pagine di Vichi. Ad esempio, Tavenaghi aveva fondamentalmente un'agendina e ogni giorno riusciva a prendere 10 appuntamenti importanti, 7 appuntamenti importanti. Ecco, vi assicuro che a me non è capitato in questa legislatura di farlo in tutta la legislatura prima che si aprisse questa crisi. Cioè, non ogni giorno, ma nemmeno nei 2 anni ho avuto 10 appuntamenti che valesse la pena di essere vissuti e di essere frequentati. Io poi ritengo che fondamentalmente appunto Vichi abbia detto qual è la forza di questa trilogia, al di là delle cose che sono state romanzate, e cioè il fatto che il Partito Comunista Italiano diventa un partito nazionale per forza di cose, ancor più che per scelta della sua classe dirigente. Io credo fondamentalmente che la cosa più importante, forse per certi versi ancor più della svolta di Salerno, che come Vichi sa fu dettata da Stalin a un riluttante Togliatti, che per in qualche modo accreditare la mitologia del Partito Nazionale fu costretto a dire una bugia sulla data della sua partenza da Mosca, cioè dire che lui era partito da Mosca prima che in realtà l'Unione Sovietica riconoscesse il governo Badoglio, perché sennò in quel caso avrebbe perso gran parte del significato mitologico, appunto, la svolta di Salerno. Però forse ancor più di questo, per quelle che sono le mie nozioni di storico, il fatto più rilevante è stata la rottura tra Stalin e Tito, perché questo chiude il corridoio
che avrebbe potuto portare, diciamo, l'Armata Rossa a sostenere una rivoluzione, pone l'Italia, diciamo, sulla faglia di due mondi, e anche in una dimensione, diciamo, differente all'interno della stessa Alleanza Atlantica, che a questo punto deve tener conto dei non allineati, deve tener conto della Jugoslavia. Quindi mette entrambe le due superpotenze nella convenienza di avere un paese fondamentalmente debole e non stabile, e questo evidentemente apre quello spazio nel quale avrebbe operato con intelligenza un partito comunista che dal punto di vista, diciamo, della classe politica prodotta nella prima parte della sua vita, è sicuramente il Partito Comunista che dà la migliore prova all'interno del mondo occidentale. Se si fa una comparazione tra il Partito Comunista italiano e il Partito Comunista francese, non c'è partita. Ecco, questa capacità di lettura della situazione internazionale, degli spazi di agibilità, si traduce appunto in comunità, e all'interno della comunità tutte le contraddizioni, le doppiezze, eccetera, che vengono, ecco, che vengono fuori in questa autopsia nel momento in cui quella condizione viene meno, cioè con la fine della Guerra Fredda. Voglio dire un'ultima cosa su questo, e poi mi taccio, è che questa lettura aiuta a capire come alle origini, diciamo, della rivoluzione italiana che si compie nel 93 e nel 94 non c'è la procura di Milano. Marx avrebbe detto quella è una sovrastruttura. La vera struttura che viene meno è appunto quella, diciamo, divisione del mondo bipolare che aveva consentito quella cosa, uso questo termine ovviamente volontariamente, unica e irripetibile, che è stato il Partito Comunista, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista, diciamo, comunitario, da un punto di vista sociale, dal punto di vista dell'integrazione sociale. Ora, ultimissima suggestione. Vicky avrebbe dovuto, i romanzi di Vicky avrebbero dovuto attraversare quella che uno storico come Scoppola avrebbe chiamato la fine della Repubblica dei Partiti. La lettura dei tre romanzi mi convince che in realtà l'Italia della Prima Repubblica è stata l'Italia dominata da due mondi, dal mondo democristiano e dal mondo comunista, che sono stati qualcosa di più, sono stati anche dei partiti, ma sono stati qualcosa di più dei partiti. Sono stati dei microcosmi, in qualche modo irripetibili, che sono stati, diciamo, il prodotto storico dell'incontro tra la Guerra Fredda e la condizione particolare nella quale, geopolitica, nella quale la penisola si è venuta a trovare. Nessuno mi convincerà che la Democrazia Cristiana è stata un partito, è stata un mondo che ha rinchiuso più sottomondi, e Vicky mi ha convinto che il Partito Comunista è sicuramente stato un partito, ma è stato anche qualcosa in più di un partito. Grazie, ridarei la parola a Chicco Tess per la sua replica. Apre il microfono. No, ma non ho repliche da fare. Credo che Quagliarello abbia detto cose giuste, soprattutto sull'ultimo aspetto. Non è stato solo un partito politico, il Partito Comunista è stato qualche cosa di più. Cioè,
e faceva, era una di quelle organizzazioni creatrice di senso in un qualche modo, no? Quello di cui oggi in un qualche modo avvertiamo la mancanza, cioè per carità nessuno rimpiange le rigidezze, insomma, gli errori, eccetera, eccetera, però la necessità di avere delle agenzie, chiamiamole così, le quali siano creatrici di senso per larghi strati della popolazione, persino la Chiesa Cattolica non lo è più, no? E da questo punto di vista abbiamo un individui di fronte a delle responsabilità e delle scelte senza che mai tutto questo sia transitato in una concezione veramente positivamente liberale, no? Recentemente ho partecipato da spettatore alla presentazione del libro di Petruccioli, che, come si chiama? Resa dei, no, sì, insomma, avete capito a quale mi riferisco, c'è questa postfazione che ha scritto recentemente, dove Martelli ha detto, secondo me, una cosa molto importante, cioè ha detto che le svolte, quella di Occhetto e poi quelle successive, perché non so quante ce ne sono state in un qualche modo, no? Sono un modo per non affrontare il passato. Svolto, faccio finta di dimenticarmi di tutto e rincomincio, no? Mentre invece la parola giusta, dice lui, è revisionismo, cioè tu puoi cambiare solo se fai una profonda revisione di quello che c'era di giusto e di sbagliato nelle cose che hai fatto e le collochi, ti collochi su un terreno nuovo. Invece forse l'errore più grosso della svolta di Occhetto è stato proprio questo, cioè cercare di tirarsi su per le bretelle, direbbero a Milano, no? Saltando fuori dal nulla per non dover fare i conti fortemente con una tradizione da cui nemmeno lui riusciva in fondo a liberarsi, no? Ma insomma, comunque, per tornare al romanzo, trovo che questa, cioè, in qualche modo Vicky ha anche inventato una formula nuova, no? Cioè quella di un romanzo politico in cui tutto si avviene attraverso questo nostro probiviro che si aggira per Milano e nei dialoghi vari che lui ha con quello che era l'universo di riferimento, il PC, gli intellettuali, i magistrati, le cooperative, eccetera, eccetera, ricostruisce quello che è successo in quegli anni, mescolando il destino politico di un'organizzazione con tanti destini individuali, e questo per me lo ha reso particolarmente affascinante. Grazie Vicky. Lascerai le conclusioni all'autore? Il microfono. Grazie a Chicco, grazie a Gaetano. Sì, sì, Stalin faceva così, l'ha fatto, mi pare, in Bulgaria, in Romania, cioè lui si alleava ai re perché quello era il modo anche per trattare con gli inglesi e poi fare politica. Insomma, negli Stati Uniti fa sciogliere il partito a Browder per avere un rapporto con Roosevelt. Era un ragazzo molto pragmatico, il maresciallo. Giuseppe? Sì, la cosa, ho letto in questi giorni una cosa interessante di Calogero Mannino, che dice forse stiamo vivendo una fase in cui potremo recuperare quello che non si è fatto nel 92, cioè quello di riflettere sul fatto che la crisi italiana è innanzitutto una crisi dello Stato, uno Stato debole. La crisi è innanzitutto una crisi dello Stato, e la colpa peggiore dei comunisti è quella di non assumersi le responsabilità dei cofondatori di questo Stato con la Costituzione. Su quello che dice Gaetano sono perfettamente d'accordo, tranne su un fatto, che cioè in Togliatti, diciamo così, c'è un elemento soggettivo che è decisivo, insomma, cioè non si spiega quel gruppo di persone, Gramsci, Togliatti, eccetera, la loro capacità di raccogliere un pezzo di borghesia. Cioè tu hai
il figlio di Giovanni Amendola, che diventa uno dei primi dirigenti del Partito Comunista, hai il figlio di Luigi Einaudi, che diventa uno dei principali compagni di viaggio del Partito Comunista, hai il nipote di Giolitti, che fino al 1956 è un dirigente del Partito Comunista, cioè c'è tutta una parte della borghesia liberale. Beh, questo in Francia, ma anche in Spagna, era molto più difficile, perché c'è l'operazione che Gramsci e Togliatti fanno su Croce, è un'operazione complessa, articolata, e che dà i suoi frutti, e lì Stalin non c'entra molto, è proprio, sono i due che la fa, cioè, e Togliatti sull'onda di Gramsci. Comunque, secondo me la cosa più grave che fa Berlinguer è colpire quella comunità che sosteneva il Partito Comunista, che era la CGIL. L'attacco ad Amendola sui licenziati della Fiat nel 79, l'appoggio all'occupazione del Lingotto e il referendum sulla Scala Mobile, come io faccio dire a uno dei miei interlocutori, colpiscono questa comunità, e poi quando arriva la svolta di Occhetto gli manca una gamba. Se voi leggete le memorie di Trentin, così amare e disperate sul fatto che non c'è più considerazione per i giochi e le tattiche politiche immediate, non c'è più nessun rispetto per dare una coscienza autonoma ai lavoratori, capite, diciamo, qual è uno dei punti debolezza fondamentali della svolta del 92. Però di questo nel libro se ne parla letteralmente, mentre invece della crisi dello Stato è un po', diciamo, il punto focale. Insomma, c'è una battuta che uno dei miei recensori ha raccolto, che a me è abbastanza cara, cioè una Caporetto senza il Piave, un 8 settembre senza la Resistenza, cioè proprio l'inizio di una crisi di cui noi stiamo vivendo, e speriamo che abbia ragione Calogero Mannino, che si possa tornare indietro e rimettere sui binari il nostro paese. Grazie molto, vi ringrazio veramente tanto per gli apprezzamenti e per tutto lo sforzo organizzativo della Fondazione Magna Carta, che è stata veramente... Vicky, grazie a te. Ciao. Ciao Chicco. Ciao Chicco, grazie di tutto. Sono piaciuti i miei riferimenti alla storia, allora, minore. L'autore di è Marco Vichi, che potevi ricordarti. Visto. Del libro di Petruccioli è... Rendiconto. Ciao, grazie ancora, grazie Chicco. Arrivederci a tutti. Arrivederci.